Buonasera, sono Giulia Luizzi, vicepresidente dell'associazione Idevia e sostituisco mio marito, il presidente Giuseppe Laricchia, che è costernato di non essere a Roma più con noi, vi saluta e spero però ci aggiunga a breve. La Idevia è nata con l'intento di riscoprire e soprattutto di valorizzare e promuovere la storia locale di Celle del Campo, oggi quarto municipio del comune di Bari. Abbiamo avvertito forte il desiderio di scoprire le nostre origini, di farci trasportare e avvalerci della passione degli studi e delle conoscenze di Giuseppe. Nate un po' per caso nel 2011 attraverso un video su YouTube, Salvate quella tomba, e che l'ha catapultato in una serie di studi, approfondimenti, ricerche, conferenze ed in ultimo alla pubblicazione di 2 testi, tra cui uno appena pubblicato, Saggi sui sepolcri antichi della provincia di Bari, un manoscritto inedito di Emanuele Mora del 1800. Questo progetto è patrocinato dalla Regione Puglia, dalla provincia di Brindisi, dal comune di Bari, dalla città metropolitana di Bari, dal comune di Bitotto e dai comuni di Vitigliano, Conversano e Fasano, in collaborazione con il Cenacolo di Quinti e la Conferenza di Vitigliano, e mira proprio alla valorizzazione e alla salvaguardia di un antico tracciato che è diventata metafora del nostro intento, un percorso per unire gli antichi centri della Procezia. Saluto l'amministrazione, quindi nella persona del sindaco, e un caro ringraziamento alla dottoressa Ghibellini per la sua grandissima pazienza e disponibilità a darci. Permetteteci di salutare e ringraziare in maniera particolare Antonella Roscigno, grazie alla quale in una chiacchierata con Giuseppe vi chiedeva se avesse fatto tutto telefonicamente o via mail. Sempre Giuseppe ha avuto il modo di interagire con la dottoressa e conoscere la professoressa Capo, il signor Parizzi. Al tempo salutiamo e ringraziamo il professor Perfi, ho conosciuto la Giuseppe grazie all'amico di Felice e un incontro sopra il luogo in Castello di Celle del Campo stasera, per la sua disponibilità immediata ad aiutarci. Siamo al contempo rammaricati per non essere più riusciti a contattare anche nell'ultimo periodo il direttore professore Vito Labate. Avremmo avuto il piacere di ascoltare la sua relazione sulle ceramiche ritrovate nel sud-est barese e sul nord dei centri antichi nel territorio di Conversano, e ovviamente avremmo dato un peso ulteriore al nostro intento. Bene, questa è la quarta tappa di questo ciclo di 5 serate studio, un studio itinerante come il cammino per gli antichi centri collegati dal tracciato identificato come via Minuccia, che da Bitotto scendeva per il territorio di Celle del Campo, quindi Vitigliano, Conversano, per arrivare ad Ignazia. La via dei Concezzi muove i suoi passi dall'idea di condividere un percorso, un tracciato di storia comune, per tessere una rete di relazioni, di conoscenze, di contributi. Serve a ripercorrere la storia attraverso immagini, camminate, proposte, il tutto con il prezioso apporto e supporto accademico, questo per imparare ad apprezzare e amare ancora di più la nostra terra. Ho una metafora in mente: ogni centro urbano è a mio avviso come un libro di storia. Basta aprire, sfogliare, ricercare per conoscere la storia dell'uomo. Così basta percorrere, camminare, osservare per ricostruire attraverso i segni del passato la storia dell'uomo. E la cosa più bella è che i nostri centri urbani hanno una scansione temporale lunghissima che ci permette di passare dal neolitico al medievale, dal moderno al contemporaneo. Naturalmente il tutto va fatto con cognizione, con criticità, con diligenza e con un pizzico di passione. Ecco quindi che la via dei Concezzi si pone tra i cardini degli obiettivi, tra i quali la conoscenza e la diffusione di tale percorso sconosciuto. Segno tangibile è la mancanza di un collegamento che anche Regione Puglia non ha riconosciuto come Concezia. Infatti abbiamo la suddivisione della sua proposta turistica di percorsi riguardanti il Gargano e la Lauca, Bari e la Costa, Magna Grecia, Puglia Imperiale, Salento, Valle d'Itria e Murgia dei Trulli. Chissà, un giorno
speriamo presto possa essere riconosciuta e vedere la sua giusta importanza. Collegare gli antichi centri e unirli con questo progetto pilota, muovendosi, è un termine che mi piace utilizzare da ciò che descrive Strabone del primo secolo, parlando di una via, la mulattiera, che si percorreva da Brindisi, ma delineata già nella cartografia sin dal 1600. Il geografo data il tracciato della Minuccia al secondo primo secolo, specificando che due poi sono le strade da Brindisi a Roma, una per la quale si può viaggiare con muni attraverso i Vincenzi, detti anche Pelli, i Dauli e i Sanniti fino a Benevento. Lungo questa strada sono la città di Ignazia, Quiceria, Nezio, Canusio e Erdonia. L'altra passa per Taranto, lenendo alcun poco a sinistra quanto è il viaggio di un giorno all'incirca. Questa dice Silvia Appia ed è più acconcia ad essere careggiata. Effettivamente però proprio Norba o Norbe non è contemplata dal geografo, ma come sappiamo allo studio di Strabone si contrappone per quanto riguarda la nostra Celia il diverso pensiero di Plinio, che nella traduzione Naturalis Historia individua Celia nella Messapia. Del pensiero è testimone anche Romanelli, che ribadisce la posizione e l'importanza storica dell'antico centro messapico piuttosto che a quello di Ceta. Sto presentando per non implicarci nelle varie testimonianze a favore di una o dell'altra teoria, perché in realtà per la Pignana, propongo anche Plinio per identificare la civiltà norvenensis, ovvero i norvanesi. Nella tavola plurigeriana, nel sesto segmento, ritroviamo il cerchio con il toponimo Norve. Quindi, nel percorso di evidenza, dopo punto 21, di Eccelia, Azetum, Norve e Ignazia, ricordando che nell'ultimo tratto viene anche la Stazio Ad Veneris, che Giuseppe poi attenzionerà una prossima serata studio. Nell'itinerario dell'anonimo Ramennate, nella slide a destra e nella geografia di Pilone a sinistra, si dice che dopo Celle, Mola e Torre Cisaria vi era la pazzia di San Vito Mattie e nella parte interna vi era la città di Conversano, il cui porto era Polignano. Alla cartografia antica viene in aiuto come al solito la tecnica computerizzata, con lo studio fatto da ogni via è stata calcolata usando i due itinerari, la tavola e l'anonimo Ravennate, un percorso computerizzato che ovviamente identifica il nostro tracciato. A destra abbiamo anche lo studio estero, su quanto dice il tracciato come descritto nel 1831 da Wagner. Emanuele Mola, come detto, pubblicato da poco il manoscritto inedito, afferma che durante i suoi scavi sembra di aver ritrovato l'antica senciata. Io credo di aver scoperto in un cavamento presso la chiesa civilina l'antica senciata di cui parla Strabone, chiamandola Mulis Vectabilis, e che da Levante si dirigeva verso Ponente, oggi interrata e sepolta. Essa aveva la larghezza di circa palmi 16, compresa l'arginatura. Ecco, l'antico ramo della Appia di cui tanto si è contrastato per la caligine dei secoli, finora ignoto, e che passando per Vitotto viene alla nostra Celia, quindi in Ignazia e finalmente a Brindisi. Domenico Romanelli invece descrive minuziosamente il percorso. Quindi da Rubi seguiva la via da Vitotto a Celia, poi da Ezium, Nezium, Azetium, Antigliano e proseguiva per Norba, per arrivare quindi a Conversano. Giuseppe Terrei invece nel 1830 suddivide la città e stazioni dalla parte marittima di Vincenzi a sinistra
sarà più quella della parte mediterranea, quindi a destra. Ora, dopo questa carrellata di testimonianze storiche, di testi e studi storici, il rammarico che però è stata molla per lo sviluppo di questo progetto pilota scatta quando ci si accorge che, sia leggendo la Gazzetta dello Sport quotidiano di uso comune, quindi diciamo nominato lo studio di questi tracciati, sia invece nel sito ufficiale della Via Francigena del Sud, quindi magari un sito con una forma mentis più addentrata ai cammini, o nel sito dei cammini riconosciuti dalla comunità europea, il nostro tracciato non è contemplato. Bene, noi questa la slide volevo vederla un giorno così, con insomma la traccia di questa via che è comunque esistente. Ed è l'augurio che ci facciamo per un interesse comune dei nostri antichi centri. In ultimo, perché abbiamo scelto questa location? Il castello, così come il magnifico monastero di San Benedetto, come museo civico archeologico, sorge nell'area delimitata dalle antiche mura uniche, di base megalitica, rappresenta una parte importante della storia di Conversano, così come il nostro castello, fondato su resti di epoca romana, cioè opus reticulatum, tecnica costruttiva utilizzata da Roma già dal secondo secolo a.C. Quindi abbiamo voluto impostare questa serata in un luogo comune, appunto un castello. E ovviamente un castello come la Torre di Pitonto sono simili di forza, quindi forza per il nostro intento comune. E ora lascio la parola al sindaco. Grazie, buonasera a tutti, e grazie a voi per questa ulteriore occasione insomma, di sapere e di cultura. Noi abbiamo fortemente voluto ecco, tutte queste iniziative in ambito culturale, anche coincidenti con Maggio Conversanese, perché desideriamo un'idea di città che vada proprio in questa direzione, all'insegna appunto delle manifestazioni di più nobili, quelle migliori che possano darci la dimensione, il senso della realtà in cui viviamo. Questo è molto importante perché ci consente di recuperare una nostra, di riscoprire quella che è la nostra identità, un'identità che non deve guardare ovviamente solo al passato, ma un'identità che significa anche guardare al futuro. E questo è fondamentale, molto importante. Dà il senso anche di una crescita, dà il senso del sapere per le generazioni a venire e poi la nostra città si caratterizza proprio per questo, lo diceva benissimo lei, abbiamo il castello, abbiamo una serie di monumenti che meritano per tutto il rispetto, una serie di contenitori che vanno ovviamente alimentati e non costituire strutture vuote e basta. Quindi quando si dà vita alla cultura anche in questa direzione è un fatto estremamente positivo. Proprio ieri, ecco, in coincidenza sempre di tutta questa serie di iniziative che si stanno svolgendo nell'ambito del Maggio Conversanese, abbiamo dato avvio alla Community Library, quindi quello che sorgerà di San Benedetto con il progetto della Fondazione di Vagno, con questa biblioteca di comunità, una cosa eccezionale, straordinaria, bellissima, che potrà vedere, ecco, secondo quello che è il progetto dell'amministrazione, l'obiettivo dell'amministrazione, vedere tutto il polo di San Benedetto, costituire il monumento di San Benedetto, costituire un polo bibliotecario importantissimo, allocare lì la biblioteca civica, il polo attivistico, far sì che diventi davvero un luogo non soltanto di lettura, quindi la Community Library, ma anche un luogo dove poter esserci incontro tra studenti, soprattutto tra ragazzi e non solo tra ragazzi, quindi una sorta di centro di interessi che viva,
che viva e faccia crescere nel miglior modo possibile le nostre generazioni. Ecco l'importanza di questi incontri, l'importanza che tutte le associazioni possano contribuire, lavorare in questa direzione affinché si possa crescere in questa direzione. È straordinario l'utilizzo, Paolo, dei beni comuni, come si diceva l'altra sera, l'utilizzo in guardando un po' oltre rispetto a quello che possiamo scorgere nel momento, guardare un po' oltre e lavorare tutti quanti, collegarci tutti quanti, noi cittadini di Conversano e non solo cittadini di Conversano, per discorsi di questo tipo, perché poi alla fine ecco quello che conta è riuscire a inculcare qualcosa di positivo. Vorrei concludere con un proverbio arabo che mi ha colpito moltissimo nella giornata di ieri: beato il padre che riesce a dare ai propri figli radici e ali. È qualcosa di straordinario che deve animarci tutti con la nostra comunità, ma soprattutto noi amministratori e voi cultori del sapere. Grazie a tutti. Buonasera. Beh, ci saluterà. Sì, molto bene. Dopo. Buonasera e qualche secondo per avviare il nostro PowerPoint. Sarà abbastanza breve, quindi sorvolerà gli argomenti che ho intenzione di trattare. Si incentra sul. Non si sente? Va bene così. Verterà su una riflessione che va fatta sul concetto anche di territorio e di messaggio, perché noi di questo in fondo stiamo parlando quando ci riferiamo alla viabilità antica. Noi non è un caso che appunto parliamo di un tracciato che staccandosi da Bitonto percorreva l'interno del territorio toccando i vari centri che sono stati citati, ma questo implica un discorso che deve tenere presente proprio della complessità e della storia del paesaggio. Noi oggi abbiamo un'immagine del territorio che sicuramente non è l'immagine che ha visto Orazio quando ha fatto il suo itinerario verso Brindisi venendo da Roma. Sono cambiate le città, si sono trasformati i territori, non abbiamo più grandi estensioni boschive che prima ricoprivano il territorio, quindi una situazione completamente mutata. Però noi, se vogliamo anche fare una riflessione su quello che era l'assetto antico del territorio, dobbiamo fare uno sforzo di ricostruire nei limiti del possibile quelli che erano gli elementi che caratterizzavano il nostro territorio, e quindi la geomorfologia prima di tutto. Noi oggi percorriamo con facilità da un luogo all'altro con un'auto, ci colleghiamo, andiamo da Bitonto a Ceglie, da Ceglie a Melcattaro, a Conversano e così via. Ma se noi provassimo a percorrere con quella che poteva essere la viabilità antica, cioè dei tracciati molto spesso appena percepibili proprio fisicamente lungo questi itinerari, ci accorgiamo che diventa molto faticoso percorrere questi itinerari. Noi abbiamo visto queste località collegate da semplici linee rette. Beh, non era certo questo la possibilità che avevano i nostri antenati di andare da una località all'altra. Immaginiamo soltanto tutta la sequenza di lame che
attraversa il territorio e che ogni volta bisognava scendere, risalire, eccetera. Cioè, quindi con una certa anche fatica. Immaginiamo ai salti di quote, i dislivelli che noi avevamo sul territorio. Noi, a noi il territorio sembra tutto piatto, tutto, non riusciamo a percepire fino in fondo qual è l'orografia del territorio. Allora, siccome io appunto sono un architetto e ho una, come dire, una dimestichezza con un certo tipo di lettura del paesaggio che io considero come un documento che va letto alto pari di un organismo architettonico, di un documento d'archivio, va letto interpretato, e quindi mi avvalgo di strumenti che mi permettono di fare questo. In particolare l'utilizzo di software GIS, che sono dei software, che significa diciamo GIS è un acronimo che sta per sistema geografico informatizzato, e sono dei software che ci permettono di inserire all'interno una gran quantità di informazioni, che sono sia informazioni alfanumeriche, cioè dati che possono essere desunti da documenti, da cartografie antiche, eccetera, sia anche inserire anche quelle che sono le caratteristiche orografiche, e quindi fare, come dire, una sorta di confronto tra quello che è il territorio, che poteva essere il territorio, e diciamo un'ubicazione lungo questi tracciati di cui abbiamo parlato e dove si vanno a collocare le località di cui abbiamo parlato prima. Allora, questa è una schermata. Io qui ho inserito all'interno di questo sistema le località di cui abbiamo parlato, partendo da Bitonto, Celie, Noicattolo, Rutigliano, Conversano, Ignazio. Diciamo, questo è il percorso di cui abbiamo parlato. Ho aggiunto qualche altro elemento, come per esempio gli stanti di Cuti, Valsignano, Castiglione. Cioè, mi piacerebbe pensare, più che a degli itinerari che diciamo come se fossero delle moderne autostrade, no, che percorrono il territorio, ma a una rete, cioè a delle direttrici che come dire, attraversavano il nostro territorio e che di volta in volta, a seconda delle esigenze, potevano anche variare, diciamo, toccando centri piuttosto che altri. All'interno di questo sistema, se noi cominciamo a, come dire, a togliere delle informazioni, diciamo, il territorio è fatto da una quantità di informazioni molto complesse, che vanno dall'aspetto geologico, idrogeologico, all'uso del suolo, eccetera, eccetera. Quindi, se noi cominciamo a vedere l'ubicazione di questi siti, però relazionandoli di volta in volta ad ognuno di queste caratteristiche del territorio, magari cominciamo ad avere qualche informazione diciamo aggiuntiva rispetto a quello che già sappiamo, che ci viene narrato anche dai documenti. Allora, intanto vedete come questa, non so se si riesce a vedere molto male, purtroppo mi dispiace, però diciamo la base di questa slide è il territorio, le curve di livello, quindi l'orografia del territorio. E se notate, i centri toccati dalla minuccia si vanno a collocare quasi lungo un percorso che mantiene grosso modo la stessa altimetria, cioè più o meno si va a disporre su una curva di livello, su più curve di livello, che però diciamo non... comunque adesso si vedrà, quella successiva si vedrà un po' meglio, è quello il videoproiettore, là non ci posso fare niente. Ma prima si vedeva meglio, forse è stato spostato il computer. No, il computer non c'entra niente, noi lo vediamo, è il videoproiettore. Vabbè, insomma, comunque sia, quello che volevo dire, il primo elemento che può
saltare agli occhi è proprio questo disporsi lungo una linea altimetrica abbastanza costante, e questo è già un primo dato di fatto. Vediamo nella slide successiva, questa è una rappresentazione del territorio, si chiama DTM, che è un modello digitale del terreno. Purtroppo questo videoproiettore non è di grandissima qualità, però anche in questo caso, penso che si riesca a cercare. Allora, vedete proprio come qui forse si riesce a notare proprio l'orografia del territorio e la come dire, anche i salti di quota che ci sono, vedete lungo questa dorsale. Immaginiamo quando noi veniamo, non so, da Mola verso l'interno, da Polignano verso l'interno, a un certo punto la strada con una serie di tornanti fa un salto di quota molto alto, scavalca 100-150 metri per portarsi sull'altopiano superiore. Ecco, la via Minuccia proprio percorre è tutta sviluppata al di qua questo salto di quota, e quindi questo è un aspetto anche molto importante. Veniamo a Conversano. Allora, questo software ci permette di inserire all'interno proprio e di visualizzarli anche contemporaneamente tutta una serie di informazioni, come vi dicevo. Quindi, per esempio, all'interno del territorio di Conversano, qui c'è Conversano, che sorge proprio su questo piccolo promontorio di cui poi vi dirò in seguito. Guardate, forse qui si nota meglio il salto di quota di cui vi parlavo. Qui in questo punto c'è Castiglione, su quel secondo salto di quota verso l'interno che caratterizza proprio l'orografia del nostro territorio. Ecco, per esempio, questa è ho inserito nel territorio di Conversano la mappa catastale del territorio con tutti quanti i lotti, la viabilità e così via. Posso inserire un approfondimento per quanto riguarda, per esempio, la cartografia urbana con una cartografia molto molto più definita rispetto a quella generale territoriale. Posso inserire, come in questo caso, riquilini di organismi architettonici come quelli del Castello e come quelli di San Benedetto. Vedete che vanno ulteriormente ad ampliare le informazioni che ci possono essere utili poi per ricostruire il tessuto più antico del territorio. Posso inserire anche le ortofoto che sono disponibili anche attraverso la rete oppure prese dal sito cartografico della Regione Puglia, da dove posso acquisire anche immagini della definizione del territorio. Allora, voi immaginate tutto questo materiale che noi possiamo disporre e visualizzare quasi contemporaneamente, togliendo e mettendo quello che ci serve. Da questo noi possiamo trarre tutta una serie di informazioni molto interessanti. Guardate il sito di Castiglione, sempre da questa ortofoto, a cui possiamo ulteriormente andare ad aggiungere foto, per esempio come in questo caso prese con il drone della torre, che è una parte, per esempio, proprio interna del sito, dove vedete qui si vedono proprio delle tracce di migrature che possono diventare degli elementi utili poi nella definizione generale dei percorsi antichi, dei siti antichi. Altri elementi che ne possiamo aggiungere sono per esempio le carte geologiche, che sono molto importanti, perché il territorio, soprattutto il territorio attraversato dalla Minuccia, ha tutta una serie di caratterizzazioni. Guardate per esempio quanto è interessante il dintorno del comune di Conversano, dove c'è proprio la parte centrale, che è quel promontorio dove viene fondata e sorge la città, e poi tutta una serie di ramificazioni, quasi come se fosse un
no? Che si, si vanno a, sì, tutte queste diramazioni che vanno a innervare il territorio e che sono tutti elementi proprio che poi vanno a creare quelle, quegli elementi che sono i cosiddetti laghi di Conversano, su, accanto ai quali poi sorgono molto spesso delle, degli insediamenti già in epoca antica. E quindi, diciamo, conoscere questi aspetti ci dà anche la possibilità di, come dire, di interpretare, di capire anche perché certi insediamenti sorgono in determinati luoghi piuttosto che in altri. E poi c'è tutto il lavoro da fare sulla cartografia antica, da cui trarre gli elementi e riportarli, come vi ho mostrato prima, riportarli sulla cartografia attuale e quindi andare a collocare in maniera corretta nel, nella loro, come dire, ubicazione territoriale, perché noi, per esempio, dalla tavola vertigeriana rivediamo appunto questi percorsi molto lineari che non ci danno indicazioni su quello, se non in maniera molto schematica, di quello che è l'articolazione del territorio, appunto, salti di quota, lame da attraversare e così via, e che però, come abbiamo visto, poi riportare questi dati sulla cartografia attuale ci, come dire, ci danno tutta una serie di indicazioni utili al, all'interpretazione. Questa è la mappa del, che redige il Pratilli, che descrive anche questi percorsi. Mi soffermo molto su questi argomenti che sicuramente tutti quanti voi già conoscete, però ecco, vi voglio un po' mostrare quello che è un po' il percorso metodologico che sto seguendo. La Eurizi Zannoni, dove vengono in qualche modo anche evidenziate le, come dire, le, gli elementi, perlomeno quelli più caratterizzanti del territorio per quanto riguarda le altimetrie e così via. Vedete, in un dettaglio si vede proprio un dettaglio che riguarda proprio la, il territorio di Conversano e la linea di costa, questa è la linea Monopoli, qui si trova Conversano. Gli IGM storici, la serie storica della fine dell'Ottocento, questi sono altri documenti importantissimi per la lettura del territorio, perché la serie degli IGM storici che risalgono agli anni 70 più o meno del 1800 ci permettono di avere una lettura puntuale e precisa per quanto riguarda la, la scala di rappresentazione del, diciamo, di tutti quanti gli elementi, però ci danno una fotografia del territorio prima ancora di tutte quante le trasformazioni che poi sono avvenute nel corso del Novecento, che hanno modificato in maniera sostanziale anche la, gli assetti territoriali. Ancora un'altra, ecco, questo è un dettaglio che si vede appunto intorno del comune di Conversano. Considerate che l'urbanizzazione qui adesso arriva diciamo molto più avanti rispetto che quella che era la, la, la dimensione urbana alla fine dell'Ottocento. Quindi tutto quello che è presente in questa zona oggi, diciamo, diciamo la nuova urbanizzazione ha completamente coperto e reso irriconoscibile tutta questa parte qui, e che invece è molto importante conoscere nella sua integrità originaria. Un altro strumento di lavoro molto interessante sono i portolani, sempre della fine dell'Ottocento. Questi portolani praticamente riprendono i tratti di costa, diciamo queste carte erano fatte in funzione dei naviganti, diciamo per i naviganti, quindi stando in mezzo al mare e guardando la costa, i naviganti avevano bisogno di tutto
una serie di punti di riferimento per orientarsi, punti di riferimento che erano riportati, vedete, in queste lunghe strisciate, che altro non erano che il disegno del profilo del territorio visto da mare. In questo tratto di mare, che va più o meno da Monopoli fino a Ignazio, più o meno, ci sono queste strisciate, e in particolare nella prima, in questa qui, se andiamo a vedere in questo punto, noi addirittura vediamo, potete immaginare, in questo punto qui vedete questo piccolo promontorio, è la città di Conversano, e viene indicata con una linea della, appunto, la dicitura, e quindi vedete come il territorio molto spoglio all'epoca rispetto a quello che possiamo vedere oggi, no? Anche come vegetazione, permetteva una chiara veduta del promontorio, diciamo, la sua riconoscibilità al promontorio di Conversano anche dal mare. Altri strumenti importanti sono, per esempio, questa, la carta generale dei fratturi, fratturelli, bracci e riposi, che mostravano quali erano le strade appunto della transumanza, e che spesso questi percorsi della transumanza andavano a ricalcare anche percorsi molto più antichi, per esempio il Reggio Fratturo Melfi Castellanita ripercorreva il tratto della Appia, passando da Gravina a Altamura e da lì scendendo verso Trani. Allora, tutti questi elementi noi possiamo riportare all'interno del GIS e andarli a confrontare tra di loro, appunto, con gli aspetti altimetrici, orografici, geomorfologici e così via del territorio, e da qui possono nascere molte informazioni. Questo è un dettaglio. Altro strumento importantissimo sono le foto aeree, sempre dell'IGM, dell'Istituto Geografico Militare, scattate nel 1943. Queste sono le serie più antiche, diciamo, che hanno a disposizione, nel 1943, dove grandi porzioni di territorio sono coperte da queste strisciate fotografiche che riprendono completamente tutto il territorio e ci fanno vedere come il territorio era prima delle trasformazioni avvenute, diciamo, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. E queste ci danno, se georeferenziate, nel senso di collocate all'interno di un GIS e quindi sulla cartografia attuale, ci danno la possibilità di fare dei confronti tra la situazione attuale, con le altre foto che abbiamo visto prima, quella foto dall'alto a colori, quindi con la situazione attuale, è una situazione immediatamente precedente la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando il territorio era ancora in buona parte integro, diciamo, nella sua articolazione. In questo punto qui si trova Castiglione, questo è un dettaglio, vedete la cosa vedere, questo è il sito di Castiglione e guardate come è diverso, appunto, dalla situazione attuale. C'è molta più vegetazione, ci sono state delle trasformazioni di arte, della viabilità e così via. Un altro confronto, sempre con le foto del 43, scusate, sì, le foto del 43 e la situazione attuale, ve l'ho voluta mostrare per quanto riguarda proprio il sito di Conversano, cioè la cittadina di Conversano è parte del territorio. Se andiamo a zoomare, ecco, vedete, questo è, l'ho evidenziato, il profilo della parte storica del centro storico di Conversano. Vedete come nel 43 a malapena l'urbanizzazione andava appena oltre il profilo del centro storico, e guardate oggi invece quanta parte di territorio
è stato destinato alla nuova organizzazione. Ora, naturalmente, questo ci ha fatto perdere tutta una serie di informazioni che caratterizzavano il territorio appena intorno, quindi molto importante anche dal punto di vista storico, caratterizzava il territorio appena di fuori delle mura cittadine, però con queste foto noi possiamo ancora cercare di ricostruire gli assetti originali del territorio in questa zona. Quindi, tirando un po' le conclusioni, io credo che la cosa importante sia quella di vedere l'insieme di questo territorio come se fosse un documento unico, cioè non perdersi nell'analisi del singolo centro, ma capire che un sistema viario è appunto un sistema e quindi va collocato all'interno di un suo sviluppo territoriale. Questo sviluppo territoriale ci porta anche forse a individuare meglio quelli che potevano essere i tracciati, anche se non individuandoli nel senso fisico, perché molti di questi ormai sono assolutamente riconoscibili, sono andati perduti. Però lungo le direttrici noi possiamo fare tutta una serie di riflessioni e per esempio chiederci come, quando si partiva dal Tonto e si arrivava a Ceglie, come si potevano per esempio andare a evitare per esempio tutta una serie di elementi dell'orografia e della geomorfologia che diventavano elementi di difficile percorribilità, per esempio, e quindi magari questi percorsi non erano delle linee rette come sono indicate sulla tavola di Geriano, però avevano tutta una loro articolazione e andavano ad evitare magari tutta una serie di ostacoli che sono leggibili ancora da questo punto di vista. Quindi questo è sempre una veduta a volo d'uccello della carta che vi ho mostrato prima del DTM, e vedete come questo piccolo elemento che sporge da questo altipiano altro non è che il sito dove viene fondata la città di Conversano, e più avanti qui vedete su quest'altro promontorio il sito dove viene fondato l'alto insediamento di Castiglione. E da qui noi notiamo come, vedete, questi che sembrano apparentemente quasi insignificanti come passaggi da una quota all'altra, in realtà stiamo parlando di salti di quota di 100-150 metri che caratterizzano fortemente il nostro territorio. Quindi il mio auspicio è che questo progetto possa naturalmente svilupparsi e diventare anche motore di sviluppo anche turistico, perché si possono pensare poi anche a dei percorsi da fare di cicloturismo, di trekking, con tutta una serie di elementi, di masserie, eccetera, che si incontrano lungo questi percorsi. Però diciamo che quello che mi preme sottolineare è che lo studio che deve precedere poi queste ricadute di carattere economico, chiamiamole così, tra virgolette, inseriti in questa economia dei beni culturali, però lo studio che va fatto è assolutamente necessario e propedeutico a poter poi sostenere un progetto di che sia valido e che si basi su dei dati scientifici non arbitrari, come purtroppo spesso avviene anche in queste situazioni. Credo sia l'ultima slide, sì, io vi ringrazio e passo la parola. Breve intervento, verterà sugli aspetti prettamente storico-archeologici del territorio
di Conversano in particolar modo del suo territorio, perché come abbiamo sentito chiaramente è fondamentale il contributo di discipline come l'architettura che studia il paesaggio, ma l'intervento di altre discipline si muove nel proprio campo, nel proprio ambito. Quindi anche per riconoscere il tracciato viario si può guardare proprio dal punto di vista dello sviluppo degli insediamenti che su quel tracciato viario evidentemente è perduta. E uno di questi, almeno da quanto sappiamo nella tavola quotidiana, fu il centro antico di Nova. Certo, gli antichi gli autori, gli scrittori come Savone, come Cicerone, come Orazio, che citano la Via Minucia, non parlano di Nova. Però la tavola quotidiana, questo itinerario tardo, come avete visto prima nella slide, la ricorda e la ricorda evidentemente perché per la sua importanza, per il ruolo che aveva avuto precedentemente nell'ambito della Peucezia. Nova si sviluppa, sappiamo, essenzialmente nella seconda metà del IV secolo a.C. e questo lo sappiamo dalla ricerca archeologica. La ricerca archeologica che ha evidenziato nel corso dei 30 anni in cui si è sviluppata un insediamento, lo sviluppo di un insediamento soprattutto lungo due direttrici che sono la collina, la parte bassa della collina di Conversano, che sono una verso nord, nord-ovest, e l'altra verso sud-est. Allora, la direttrice verso nord-ovest è quella che andava appunto verso Bari o verso Azezio, meglio. Azezio che era appunto citato Tutigliano, località Castiello, che è citata sulla Via Minucia. Lungo questa direttrice, quindi nord-occidentale, vedete tutti questi numeri, una carta archeologica, questa appunto del territorio di Conversano, di cui qui nel quadro avete il centro storico, e invece tutto intorno l'abitato che si estende nella parte bassa della terra collina. Quindi tutti questi punti rossi indicano i ritrovamenti di tombe e anche di qualche resto di abitazione, che sono collocati quindi in direzione nord, verso sulla direttrice verso Montigliano e quindi verso Azezio, uno dei centri della Via Minucia. Nella parte invece meridionale abbiamo altri numeri che si riferiscono ad altri ritrovamenti, quindi un'altra direttrice doveva andare verso l'interno. Quindi l'insediamento di Nova nella seconda metà del IV secolo a.C. è molto esteso e la ricerca archeologica lo ha dimostrato. Qui vi presento appunto, vi faccio vedere, non si vede, non importa, era giusto indicativa, la pianta di una delle abitazioni, quella ritrovata a via Castellana, quindi siamo a sud-est della collina, una casa appunto di questo secolo che ci dà proprio il senso di questo sviluppo dell'abitato di Nova. Ma io oggi, cioè in questo mio intervento, voglio puntare l'attenzione su un periodo che non è quello dell'età classica, quindi del massimo sviluppo di Nova, ma è il periodo della romanizzazione, perché questa strada, la Via Minucia, è una strada d'età romana, ma tardo repubblicana, che quindi dovrebbe essere stata costruita tra il secondo e il primo secolo a.C. Certo, ripercorrendo probabilmente un tracciato precedente, però è interessante capire, per esempio, il centro abitato di Nova, in questo periodo, in quale fase di vita si trovava.
Ora, dalle testimonianze archeologiche che abbiamo, si parla di una fase in cui l'abitato evidentemente si rimpicciolisce, diminuisce le sue dimensioni, e anche la popolazione in qualche modo ha un calo demografico, rispondendo a quello che è una caratteristica degli abitanti della Placentia nello stesso periodo, cioè il periodo in cui l'umanizzazione, i romani ormai penetrati all'interno della Puglia, già dal III secolo a.C., anzi in particolar modo dalla fine del IV, nel 306, con la presa di Sipilon a Gravina, i romani appunto fanno rientrare la Placentia, provincia di Bari, all'interno di una compagine ben più ampia che quella dell'impero romano. E in questa fase alcuni centri che prima prosperavano, dal punto di vista archeologico, mostrano dei chiari segni di cambiamento, in alcuni casi come Roma, appunto un restringimento ed una diminuzione della popolazione, visto che le tombe relative al terzo e secondo secolo sono in numero decisamente minore. Però si è parlato in passato anche di impoverimento. In realtà gli studi più recenti non sono d'accordo con questa definizione. Parliamo di una faccia strutturale diversa. Chiaramente un cambiamento è avvenuto rispetto a prima, e il cambiamento è appunto la conoscenza, la frequentazione di una cultura diversa, quella romana. Qui abbiamo questa foto, vi presento, ormai, cioè voi conversanesi, una foto sicuramente nota, quella della deposizione di via Castellana, deposizione della fanciulla di 12 anni, conosciuta col nome di Tisola, nome inciso sull'anello, che faceva parte del suo codero funerario. Un codero funerario composto per il resto da qualità e atomi, quindi anche l'impoverimento dei coderi funerari è un cambiamento, segna un cambiamento nell'età della romanizzazione. Questo cambiamento, ripeto, non è più considerato un segno di impoverimento delle elite sociali emergenti che vivevano la nova, ma piuttosto un cambiamento di gusto, un cambiamento del rituale funerario, per cui non abbiamo più numerosi vasi dello stile a figure rosse che componevano i poteri precedenti, ma piuttosto pochi esemplari gli stessi, con la presenza invece anche di vasi atomi. Quindi Nova, nell'età della romanizzazione, esisteva, ce lo dicono appunto queste tombe, ce lo dicono anche resti di insediamento e quindi di strutture abitative come questi, che sono nel nostro museo archeologico scoperti, ritrovati sotto nei lavori di ristrutturazione dello stesso. Si tratta di alcuni ambienti che hanno una vita che inizia nel IV secolo a.C., ma che prosegue fino alla prima età imperiale, fino al primo secolo d.C. Quindi chiaramente questa presenza di una vita in età romana nuova c'è, come c'è anche nel territorio esterno, non tanto a Castiglione quanto a nord di Conversano. Località San Bartolomeo, quindi vicino al lago di Iavolla, verso Mola, sono presenti questi segni di frequentazione che durano già l'età protostorica, che in età classica sono ben evidenti. Questo corredo è esposto nel nostro museo, ne è segno la testimonianza, ma che durano anche fino alla tarda umanità, quindi al tardo impero, perché raccolte di superficie hanno rilevato proprio la presenza di questi frammenti di ceramica romana che sono datati al IV secolo d.C., quindi un periodo piuttosto tardo. San Bartolomeo in particolar modo si trova
anch'essa verso Castiello come direzione, quindi ritorna a Zerzium, ritorna a questa direttrice. Ora, un topografo, Dutelli, ha avanzato l'ipotesi che la via Mincia, appunto dopo Castiello Lutigliano, più che entrare in Norma, la lambisse proprio passando dal sito di San Vatorio. Questo, come sono ipotesi, ripeto, qui siamo nell'ambito del contributo dell'archeologia, ed è un contributo che si fa sulle tracce rinvenute sul terreno, certo da dove questo è possibile, perché ci sono tanti argomenti ex silenzio che chiaramente a volte fanno costruire delle ipotesi non vere. Certo, abbiamo per cui attestata la presenza di età romana in quel sito, piuttosto che a Nobbia, come nota. Quindi con l'utente possiamo anche ipotizzare questo percorso che da Ritondo appunto passava per raccontare a Castiello e poi da Vengo con Versano, sempre secondo Dutelli, a questo punto invece si dirigeva appunto verso la costa, quindi proseguendo poi il suo percorso verso Ignazia. Ora, come un altro contributo necessario e indispensabile alla ricostruzione di queste tracce, oltre a quello fondamentale della tecnologia che vi ha prima ben illustrato il professor Perfido, è sempre l'osservazione del territorio. Girando il nostro territorio si trovano tracce di canalecce antiche. Queste fotografie che sono state appunto fornite dagli amici del CAI di Bari nelle loro escursioni nel territorio di Monopoli dimostrano come l'osservazione del territorio, quindi girando per il nostro territorio, possiamo trovare ancora impressi sul terreno segni evidenti del nostro passato, e come poi queste tracce chiaramente vanno lette, interpretate sicuramente col contributo dei mezzi che la tecnologia oggi ci mette a disposizione. Ora, tornando al discorso iniziale, cioè il nostro territorio, il sud-est varese, o meglio la Piacenza sud-orientale, in età della romanizzazione, devo aggiungere che anche il toponimo di Percezia, come i pericoli, i perpetui, come erano appunto nominati nelle fonti greche, con l'avanzare della romanizzazione del secondo, primo secolo a.C., poi fino ad arrivare al primo dopo, quando ormai la Percezia era parte della Puglia e quindi della Reggio Seconda Augusta, si perde proprio anche il toponimo di Percezia, perché ormai i Perceti hanno perso il senso del loro etnos originario. Però è interessante vedere appunto come questo territorio sia anche in età romana, si è interessato anche in età romana da una frequentazione, perché in realtà Calabruano, che si trova tra Torremare e Mola, il territorio di Mola, è stata scavata negli anni 80-90 una villa romana marittima, che la studiosa che l'ha scavata e studiata, la dottoressa Angela Ciancio, ha considerato con finalità essenzialmente residenziale, ma anche in parte produttiva. Le ville erano appunto in genere delle fattorie, in questo caso invece è la residenza di un ricco signore che sulla costa appunto vicino Mola si fa costruire tra il secondo e il primo secolo a.C. questa residenza lussuosa e raffinata. Come potete vedere da queste ricostruzioni, che appunto sono nella pubblicazione della dottoressa Ciancio,
Era una villa con peristilio militarum, con peristilio militarum anche che presentava ambienti con mosaici di diverso tipo, realizzati con diversa tecnica, più semplice il primo, invece più ricco elaborato questo. Non mi soffermo adesso, ovviamente. Queste foto che vi sto mostrando questa realtà archeologica per darvi l'idea di come in età tanto repubblicana il nostro territorio non fosse poi così disdegnato dai romani, ma fosse evidentemente fruito in un modo diverso rispetto al resto della Puglia, di quella settentrionale che sappiamo era il Danaio di Roma, o di quella meridionale che per la sua posizione era invece la posta, no? Italia. La Piacenza evidentemente, come ci attesta questo importantissimo isolamento archeologico, con questa sua sconfinata villa, poteva avere un ruolo diverso. Possiamo pensare per esempio alle ville marittime che si affacciavano sulla costa tirrenica, in particolar modo il territorio campano, e che erano molto ovviamente ammirate, erano luoghi di villeggiatura di importanti signori romani. Quindi anche il nostro territorio, con una finalità, una funzione diversa, evidentemente rientrava negli interessi di Roma. E se noi ripensiamo ai mandi, cioè anche di importazione che provenivano dall'Italia settentrionale, ovviamente viene da chiederci i traffici, come su quali strade, ecco, questi materiali abbiamo viaggiato. E la risposta chiaramente è che esisteva una viabilità di cui la via Minuccia sicuramente era parte, insieme ad altre strade dell'Italia repubblicana come la via Gemmia, che hanno preceduto la più importante, famosa, illustre via Saiana, e che hanno dato la possibilità al nostro territorio di vivere ed essere metropolitano. Va bene, vi ringrazio. Io vi parlerò naturalmente della viabilità, però in epoca tardo antica medievale, naturalmente facendo riferimento alla famosissima tavola peutingeriana, che è una copia del XII-XIII secolo, conservata nella Biblioteca Nazionale di Vienna, e scoperta a metà Cinquecento, che questa tavola peutingeriana naturalmente riprende un itinerario tardo-romano e quindi contiene naturalmente le distanze, avendo esclusive finalità militari, contiene le distanze appunto fra un insediamento e l'altro. Nel nostro territorio, oltre Norba, possibilmente Conversano naturalmente, si trovava Ad Veneris, è indicata Ad Veneris. Questo toponimo ha fatto fantasticare decine di persone. Sante Simone nel 1887 pubblicò un volume appunto intitolato Norba e Ad Veneris, nel quale si ingegnava di dimostrare che l'insediamento di Ad Veneris era proprio quello di Castiglione, però non fece bene i calcoli sulle distanze, quindi questo annullava la pretesa identificazione. Altri hanno precedentemente, successivamente, posto Ad Veneris sul monte San Pietro, che è dalle parti di Trigianello. Qui abbiamo stasera Pino Pace di Castellano, il quale ha supposto che l'insediamento di Ad Veneris si trovasse in Agro di Monopoli, incontrato a Baione. Vero, Pino?
e quindi è un contributo recente. Comunque questo toponimo fa ancora discutere, e naturalmente non era una città, era un insediamento, una stazione di posta di cavalli, al tempo di Veneris dovrebbe essere. Però nel territorio di Conversano c'è, mi ricollego a quello che ha detto Antonella Capri, un'interessante testimonianza di viabilità antica, di viabilità classica, tuttora esistente, anche se completamente ignorata. Si tratta della strada Rutigliano-San Vito, che va proprio, che congiunge l'insediamento di Azezium, in epoca medievale diventato Castellum, in documenti del 1541 e 1149 si riporta questo toponimo, perché San Vito di Polignano era il porto naturale della zona, e strategicamente la strada corre, passa attraverso la contrada San Bartolomeo, il lago di Avorra, e strategicamente corre proprio sul crinale della collina, Paolo, sul primo gradino della nostra zona, e quindi proprio per essere distanti dal mare, perché naturalmente dal mare arrivavano i pericoli continui degli assalti, dei pirati, e quindi la strada corre su questo crinale, e quindi questa è una importante testimonianza del nostro territorio ancora sconosciuta. E naturalmente si trovano su questo tracciato importanti masserie, tra l'altro tanti anni fa scoprì una torre cinquecentesca appartenuta ai Tarsia, sulla quale un epigrafe con lo stemma di famiglia e con narrata la faccenda che loro avevano dissodato un pezzo di terra per farci un rivento. Ecco, questa è una delle testimonianze importanti, ma non è l'unica. Nella Conversano esiste ancora la via vecchia di Mola, il territorio nel quale si conserva una singolare suddivisione delle terre divise ad intervalli regolari da strade di 500 metri l'una dall'altra, conferenti in una trasversale, ritenuta erroneamente una superstite centuriazio di epoca romana. Invece recentemente è stata ritenuta un impianto di epoca angiolina, e questo è più plausibile perché Carlo d'Angiò, come sappiamo, il 6 giugno 1277 ordinò al giustiziere di Terra di Bari di far costruire le due terre di Villanova, cioè l'attuale porticciolo, insediamento di Ostuni, e Mola. Le due terre infatti erano costruite nel dicembre 1278, e già il 30 novembre di quello stesso anno il re ordinò di far popolare la terra di Mola da 150 famiglie provenienti dalle terre demaniali di Terra di Bari e Villanova da 300 famiglie. Ciascuno degli abitanti di Mola e di Villanova doveva ricevere 8 canne di suolo per fabbricare un passo, una stalla e una camera, il tutto sotto la direzione di Giovanni Giugento. Il 1 dicembre 1278 l'ordine del giudiziere del re al giustiziere di Terra di Bari fu di far prestare al giuramento al milite Giovanni Giugento per dividere il territorio di Mola tra tutti gli abitanti, e il tutto doveva essere completato entro la fine di marzo del 1279. Nella nostra raccolta di documenti, le pergamene di Conversano, la prima volta fatte pubblicare da Monsignor Domenico Morea, il quale ebbe l'intuito di portare questo materiale che apparteneva al monastero di San Benedetto, ebbe l'intuito di portarlo nel monastero di Monte Cassino, e lì furono trascritte le nostre pergamene di Conversano. Purtroppo i monaci però non erano esperti della nostra lingua, del nostro territorio, e quindi hanno commesso qualche errore che è stato ripetuto anche nella successiva edizione delle pergamene pubblicate dal professor Giuseppe Coniglio. In un documento del 966, per esempio, si fa menzione di una via oritana,
E una testimonianza invece di una strada che collegava Bari a Taranto, della quale vi è traccia dell'itinerario Mantonini, che naturalmente è un itinerario scritto, non un itinerario realizzato come una carta geografica, si menziona appunto questa strada che collegava Bari a Taranto. E infatti nel documento del 1115 si fa menzione di una via cupa Querenit da Tarento. E nel 1237 abbiamo l'attestazione di un toponimo che è ancora in uso. A Conversano la Porta del Lauro, cioè quell'arco vicino al monastero di San Benedetto, si chiama anche Porta Tarantina. Ebbene, nel 21 aprile 1237 è già attestato questo toponimo della strada Tarantina, del vicinato della Tarantina, cioè della Porta Tarantina. Non è questa naturalmente l'unica testimonianza. Abbiamo ancora la via Vecchia per San Vito di Polignano, lungo la quale sorge l'importantissima chiesa di Santa Caterina, che penso tutti conosciate. È un'altra testimonianza importante, il lago ivi presente. E poi la via per Castellana, la via Vecchia di Castellana, ancora in gran parte riconoscibile. La via Vecchia di Monopoli, c'erano nei documenti cinquecenteschi, si distingue una via Carrera di Monopoli e una via, un'altra via di Monopoli. Poi c'è una Monopoli Turi, una casa massima Acquaviva, e questa è importante perché città entrambi feudo degli Acquaviva. La via che da Turi poi arrivava a Gioia costeggia addirittura Monte Sannace, che sappiamo che l'importanza che questo insediamento ha avuto, e anche la contrada Frassinetto. Frassinetto è stato feudo dei conti di Conversano, quindi ci sono una quantità di testimonianze che vanno ancora indagate, e quindi questo è l'invito. Io non sono uno specialista di storia antica, però l'invito appunto a rivedere e a vedere meglio il territorio che ci circonda. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Il progetto è questo: far capire, come diceva il signor Sindaco, che l'importanza del nostro territorio è tale tanta da dover attenzionarlo, dover far sì che il nostro collegamento, i nostri centri siano collegati, siano presentati anche a chi dall'esterno non conosce il territorio conversano, se vengo da Bitonto, se vengo da Fasano, piuttosto che fare Genie o altri insediamenti di tutta la nostra Puglia. La partecipazione, ringrazio sia la professoressa Caprio che il professor Perfida, il signor Panizzi, e vi saluta il professor Rescio, purtroppo trattenuto stamattina a Napoli. E questo, così come il professor Fioriello, la professoressa Maggiatordi, Vittor Bianchi, poi succederà appunto con la prossima che saremo a Fasano. L'unione di associazioni del territorio, c'è cioè quello dei poeti di Bitonto e la stessa diciamo Archeoclub di Rutiliano come l'Achelia, un incontro con la realtà accademica, quindi la possibilità di mettere a confronto una situazione di studio locale con una situazione invece appunto più attenzionata dal punto di vista di studio, di realtà, appunto ripeto questo termine accademico, giusto per far capire come le due realtà possano stringere un rapporto da presentare alla cittadinanza. E quindi questo poi portarlo anche a chi viene da fuori, come dicevo prima, e vuole conoscere il nostro territorio. All'inizio, quando abbiamo presentato, lo avete visto, sono state, e ringrazio anche
utilizzato dei patrocini dei nostri comuni, dei nostri assessorati. La Puglia, diciamo, non è soltanto i due grandi punti di riferimento, cioè Castel del Monte e la Val d'Itria, che meritano tutta l'attenzione del mondo come riferimenti, sarebbe assurdo dire questo, però ecco, attenzionare, ecco, perché questo è un progetto pilota, la via dei Piacenzi, ma la Piacenzia, tutto quello che è il nostro territorio. Vi dico subito, saluto l'architetto Ardito, no, mi sa che è andato via, no, eccolo, architetto Ardito, è un esempio lampante del fatto che altri centri vogliono... Mi servo a presentare... Perfetto, altri centri vogliono già intervenire, interagire con noi, quindi con il nostro territorio, si è fatto riferimento a Monte Sant'Angelo, quindi con la professoressa Palmentola, così come succederà per Peccato, così da Gravina, si va su anche a Ordona, al di là del nostro piccolo taglio, della nostra piccola via Minuccia, quindi il collegamento proprio della Traiana, perché si vuole dire, si vuole cercare di farci partecipi, di essere attenzionati alle nostre realtà. C'è tanta storia dal punto di vista diciamo più lontano, no? da questo passaggio dei Greci, prima di arrivare anche a un ultimo passaggio storico. Spero, se volete fare interventi, ben vengano, ci sono richieste, domande, ne rispondiamo molto volentieri. Prego, presidente Ardito, e spero a mio frattempo di aver catturato la vostra attenzione. Prego, architetto. Un saluto dal professor Resci. Interpellare un amico Paolo Pera, studente con me a Venezia. Vuole venire qui? Abbiamo condiviso tanti interessi e speriamo di condividere questo. Guardate, questa è una mia mano. Sulle ricci da noi. Che sappiamo è nel 1812, di questa, è chiaro che questa non presenta tre formazioni successive. Potremmo dire che questa è posteriore al Trecento, 1700. Io con il mio amico Michele De Flori abbiamo percorso assiduamente tutti i percorsi che io ho segnalato qua, tra cui ci sono quella che Stravone parla essere la via Minuccia, e sta considerando questa sovrapposta. Che cosa mi vuole? Ci vengono fuori cose importanti. Che la strada esiste. Intanto esiste. Da come siamo, guarda, fino a Ignazia, la strada che approssima la mia Minuccia è proprio questo rosso. Questo è del 1950, approssima così, e non può essere quest'anno, dico si può fare anno in poco. Questo è che lo per Trigianello si discosta molto, quindi non si va, si discosta molto. Una prossima occasione, la dobbiamo fare sui campi. Questo punto qui è come dicevo prima, l'edificazione, l'ambiente. Allora, arrivi in prossimità della città e comincia il caos della Madonna. Beh sì, come avevo detto prima, anche il dubbio la presenza, ma è anche vero che purtroppo oggi se non si fa. La lasci da una parte e la prendi da dove il buco di nuovo.
Sì, sì, attenzione alla risposta, a me, che se no ci si capita. Questo lavoro l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. Sì, sì, solo se si capiva in un momento. Una cosa importante è il primo punto, quello che hai detto tu, importantissimo. La mia minuta non può salire da come dire, da Castiglione, perché salta troppo di cuore. Prima le persone, viaggiavano con i cavalli. C'è qui, sarebbe stato dare i bambini di salire, non per cercare il suo. Per questa volta, i cuori si può scattare. Okay. Ci si può fare il cuore perché è importante. No, volevo girare per far vedere un po'. Quindi questo percorso tiene conto proprio quello che ha suggerito il cibo. I livelli di quota di miei massimo cittadini. Una distanza qual è l'unità conversa. Ecco, ma vi posso dire anche questo. Allora, questo percorso. Voglio fare studi si infeccia sempre da Lecitanone con un altro percorso. Questo non può che essere la questo non può che essere l'acciaiata perché? Perché in epoca questa che la ristorante sta qua vedete la ristorante il pasto sbuca fuori, il pasto viene lasciato, comunque a mono è stato tirato fuori. Allora che significa questo? Significa che la mia vita non si incontrava negli altri, come dico, gli storici che le danno, molti sono in questa è sbagliatissimo. Questo fenomeno avviene. A monopoli, non c'era. No. Ma infatti prendo l'osservazione della prendi no e pure ragione di qualche matto di questo tipo mi... no quello di me Dio mostro grazie ok grazie a te no vi faccio anche un'altra considerazione la stessa Bari più o meno la conoscete la avete vista se praticamente l'altezza Viamita d'Italia, dove c'è l'unico semaforo su Viamita d'Italia, c'è praticamente un dislivello netto. E se si prende quel dislivello andando verso. Esattamente, c'è proprio una. Taglia le gambe. Sì, c'è proprio un'altezza che proprio è spiazza, che tu dici, caspita. Comunque, poi vi so quello bene. Ed è vero. A fare un'escusa. Volevo dire questo no, invece volevo fare riferimento alla professoressa Carpio. San Marco, giusto, quell'insediamento potrebbe essere, diciamo, effettivamente una linea se si vuole percorrere in maniera netta con Adventus. Potrebbe essere più facile. Posso dire una cosa, si collega anche a quello che ha detto l'amico Bonino. Se voi guardate questa mappa, qui sta Pontersano, qui sta Castiglione, guardate questa specie di spaccatura nella zona, questo è il canale di Quirico. E guardate dove si trova Putignano e dove si trova Monte San Nace. Cioè proprio Monte San Nace, proprio l'imboccatura del canale di Quirico. E se tu qui purtroppo non arriva, ma se tu segui su questa cartografia, qui c'è un ulteriore
sorta di fenditura che arriva verso Sirium, diciamo a Camura, della via, e si va ad innestare proprio sul tratto della via Appia. Infatti la tavola pettingeriana mette in tratto che vada norma verso Sirium, diciamo. Quindi insomma, ripeto, studiando il territorio. C'è l'esempio da mettere al fuoco. Vabbè, è un progetto pilota, lo vogliamo continuare con gli altri centri, quindi questi non sono tutti. No, continuiamo. Bene, grazie a tutti veramente. E se volete ci vediamo prima, grazie.